Non poteva di certo andarsene in punta di piedi Francesco Totti, troppo amore, troppo forte il legame, troppo viscerale per pensare che Francesco Totti facesse così con la mano e lasciasse la Roma dopo 30 anni. Lo ha fatto continuando a fare quello che ha sempre fatto in questi 30 anni, ovvero tirare delle bordate che abbattono i muri. Le parole di Francesco Totti sono state fortissime, sono state direttissime, di fatto però i muri che hanno abbattuto sono i muri della stessa Roma, perché adesso, quando siamo solo a metà giugno, la Roma che verrà è un vero e proprio mistero. L'unica certezza è che sarà una Roma completamente diversa da tutto quello che abbiamo visto in questi anni, perché non rimane veramente più niente. Rimane l'uomo che è a capo della società, James Pallotta, che dal suo ufficio di Boston, con la sua gestione da controllo remoto, in questi anni non ha ottenuto risultati. Né sul campo, visto che non ha posto niente nella bacheca della Roma, né a livello imprenditoriale, a livello di strategia, visto che non ha posto neanche un sassolino nella costruzione del nuovo stadio, che era sicuramente un obiettivo al momento del suo sbarco in Italia. Ovviamente le colpe non possono essere solo sue, però questi sono i dati. Rimane anche il suo consigliere particolare, molto particolare, Baldini da Londra, altro oggetto di vere e proprie saette lanciate dal capitano nel momento del suo addio. Per il resto, alla Roma l'anno prossimo sarà tutto nuovo, perché se n'è andato Francesco Totti, se n'è andato Capitan De Rossi, non c'è più l'allenatore di Francesco, non c'è più il DS Monchi con tutta la sua squadra, perché non è solo il direttore sportivo andaluso ad aver abbandonato la Roma, ma anche la sua rete di osservatori, che qualcosa di buono e anche molto buono lo avevano fatto. Ci sarà un club completamente nuovo e probabilmente ci sarà anche una squadra completamente nuova, perché a tutti questi addii si aggiungono le voci di mercato che parlano di un Dzeko molto vicino all'Inter, che parlano di un Manolas in uscita. Togli alla squadra e parliamo solo di campo, Dzeko, De Rossi e Manolas, e ci si rende conto che la colonna vertebrale è completamente da ricostruire. Non entro nel merito delle parole di Francesco Totti, avrà avuto sicuramente le sue ragioni per esprimersi in questo modo, per lanciare messaggi così diretti e così forti, così demolenti in qualche modo. Mi concentro sul lavoro che dovrà fare la Roma in tutte le sue componenti per pensare di avere un progetto competitivo, una squadra che possa lottare per i primi quattro posti e per vincere magari quel trofeo che ormai manca da più di 10 anni. Di sicuro questa situazione non favorisce i professionisti che stanno arrivando a lavorare per la nuova Roma. Ci sarà un direttore sportivo nuovo, Gianluca Petracchi, un direttore sportivo che nei suoi anni a Torino ha centrato indubbiamente degli obiettivi, perché quando è arrivato al servizio del presidente Cairo, il Toro era in Serie B, lo lascia dopo un campionato da grande protagonista, chiuso al settimo posto, il miglior risultato dell'era Cairo. È vero però che i risultati ottenuti da Petracchi e dalla società Granata sono stati risultati molto brillanti per quanto riguarda il bilancio. Ci sono state grandi plusvalenze, ottimi investimenti che hanno fruttato sul campo, hanno fruttato soprattutto a livello di conti. Però poi se vogliamo vedere i risultati veri e propri ottenuti dal Torino in questi anni, sono stati un immediato ritorno in Serie A, un consolidamento importante ormai diciamo nella parte alta della classifica, e una sola presenza nelle competizioni europee, tra l'altro arrivata attraverso una stagione che non aveva qualificato il Torino in Europa, poi ci andò per problemi amministrativi di una concorrente. Detto questo, sicuramente il lavoro di Gianluca Petracchi a Torino è stato positivo. C'è però anche da dire che il suo lavoro alla Roma sarà un lavoro completamente diverso, perché a Torino doveva essere talent scout, doveva andare a scovare giocatori pronti a fare dei risultati, ma soprattutto in grado di garantire poi dei ritorni economici per le cessioni, e questo lo ha fatto molto bene, mentre a Roma gli si chiede di costruire una squadra che possa possibilmente vincere, sicuramente essere protagonista. Un altro che probabilmente avrà preso le parole di Francesco Totti con un po' di inquietudine è il nuovo tecnico della Roma, Paolo Fonseca. Fonseca che non ha avuto la benedizione del numero 10, ha parlato chiaramente Totti, ha detto: io avrei preso Conte, è l'unico che ho provato a contattare, che ho provato a convincere, poi non si è fatta l'operazione Conte. Ha lasciato anche intendere il perché: Conte avrebbe voluto una
vera e propria rivoluzione, ma con le sue regole, e invece, secondo Francesco Totti, alla Roma di regole ce ne sono altre, le decisioni vengono prese da altri. Bisogna vedere se poi effettivamente l'unico motivo per il rifiuto, comunque il fatto che Conte non sia andato a Roma, sia stato solo questo. In ogni caso, non c'è lui in panchina, c'è Fonseca, un tecnico che arriva in un paese nuovo, un allenatore che è abituato a fare delle vere e proprie imprese, perché in carriera ha fatto cose tipo qualificare ai preliminari di Champions League il Passos Ferreira o vincere una Coppa Nazionale con il Braga, che non ne vinceva una da circa mezzo secolo. È stato anche molto bravo nel lavoro che ha fatto allo Shakhtar, perché come è arrivato ha subito centrato un doblete campionato Coppa d'Ucraina, ma a Donetsk Fonseca è stato bravissimo nel proseguire un grande lavoro fatto prima del suo arrivo e fatto da un maestro come Mircea Lucescu. È andato avanti sulla strada tracciata dal guru romeno e ha fatto rendere molto bene la formazione ucraina, oltretutto in anni difficili, in anni di guerra per il paese, in anni di lontananza dalla base del club. Fonseca, ripeto, a mio modo di vedere è un tecnico molto preparato, è un tecnico molto intelligente, è un tecnico che dà un'identità precisa alla propria squadra. Non credo che sia per forza di cose un tecnico che ha bisogno del proprio prototipo di giocatori per rendere bene. È anche uno che sa adattarsi, certo, il suo calcio è definito, di conseguenza servono delle figure specifiche e questa sarà materia della direzione sportiva o comunque della società. Fonseca gioca un calcio propositivo, un calcio aggressivo, un calcio offensivo. E a giudicare dalla situazione attuale della rosa della Roma, ovvero la rosa della Roma ad oggi, ci sono delle situazioni da sistemare. Il comparto offensivo può essere abbastanza disegnato sulle caratteristiche di Paulo Fonseca, che ama degli esterni molto ficcanti, e in questo senso credo che trattenere Under, un giocatore che è mancato molto nella parte finale della scorsa stagione, possa essere una priorità, perché ha quel passo, ha quelle caratteristiche, ha anche quei valori che possono essere un qualcosa di aggiunto, un qualcosa di molto importante per la Roma dell'anno prossimo. Lo stesso Zaniolo potrebbe trovare una bella collocazione nel calcio di Fonseca, perché è un calcio lavorato, è un calcio giocato, è un calcio anche verticale, e Zaniolo questo tipo di verticalità sia nei movimenti che nella gestione del pallone ce l'ha. A livello di punte, nello Shakhtar Fonseca ha sempre giocato con un centravanti vero, ma un centravanti partecipativo. Dzeko sarebbe un profilo perfetto, ma ad oggi immaginare Dzeko nella Roma nel 2019-2020 appare molto difficile. C'è la figura di Schick. Schick ha questo tipo di caratteristiche, però siamo abbastanza convinti del fatto che Schick non sia una prima punta classica, una punta pura, è uno che ha bisogno di interagire con un attaccante vicino. Con Dzeko questo non ha funzionato, per cui mi immagino sicuramente che la Roma debba scendere sul mercato per prendere un centravanti di alto livello. Il settore della squadra che al momento mi lascia qualche dubbio in più è indubbiamente il centrocampo, orfano di una figura assoluta come Daniele De Rossi. Figure di centrocampo che in questo momento sono principalmente tre: Pellegrini, giocatore che io credo possa fare ancora molti passi avanti ed è uno dei valori principali della Roma di adesso; Cristante, che nel calcio di Fonseca può inserirsi magari in una posizione un po' più arretrata rispetto a quella in cui ha trionfato ed è fiorito con la maglia dell'Atalanta, difficilmente potrà farlo nei corridoi intermedi, potrebbe un pochino tornare all'antico, giocare da interno, poi bisognerà vedere se troverà il passo e le dinamiche giuste per esserlo in maniera positiva, mentre sempre sulla carta, che vale quel che vale, non vedo in Nzonzi le caratteristiche ideali per stare nel centrocampo a due di Paulo Fonseca. Però, ripeto, Fonseca è un tecnico molto intelligente, ha sì un'identità marcata, ma ha anche sicuramente la capacità di adattarsi al materiale che avrà a disposizione. Così come se la Roma dovesse perdere effettivamente Manolas in difesa, si ritroverebbe di fronte ad un problema non da poco, non solo perché Manolas è il miglior difensore della rosa, ma anche perché è l'unico difensore con un'altra
alto grado di velocità e non è facilissimo trovare in giro, magari a prezzi accessibili e contenuti, un difensore che sia allo stesso tempo molto veloce e molto leader, per cui la situazione attuale è veramente un pochino complicata. Rimane un altro giocatore che dovrà assumere un ruolo centrale, e questo dal punto di vista della leadership, e parlo di Alessandro Florenzi, che sarà il capitano, che è un elemento che ha tutte le capacità tecniche e temperamentali per essere un trascinatore della Roma, una Roma che secondo Totti è stata deromanizzata, e questo è un concetto indiscutibile se vediamo le figure che sono uscite anche solo negli ultimi mesi, De Rossi e Totti. Secondo il capitano si ritroveranno in curva sud per sostenere la squadra, vedremo. Io ho l'impressione che De Rossi abbia ancora voglia e possibilità di giocare e che Totti, insomma, qualcosina da fare lo troverà. Florenzi deve assumere i gradi del leader nel calcio che ci ha abituato a farci vedere Fonseca, trova una collocazione perfetta sugli esterni, lui avrà tanta responsabilità addosso, così come ce l'avrà il tecnico, così come ce l'avrà il direttore sportivo e così come da oggi ne ha ancora di più il presidente Pallotta. È una Roma che deve totalmente ricostruirsi, è una Roma che deve totalmente ricostruire, ma da oggi di alibi, di capri espiatori, di scudi davanti non ne ha veramente più. Sarà una stagione determinante per i destini della Roma e soprattutto del suo presidente americano.